Ci deve essere ovviamente una connessione mentale o comunque spazio-tempo fra questo periodo e quello che è successo. Ma non capisco perché e come. Greetings, sheeple of Shibuya. È il Got vostro some red Game hot news Master. Oh, for ya. scusami. The Reaper's game has begun anew. Ma va? I must say, È il things got cielo? pretty heated last Il week. cielo che è All those successo? twists kept me on the edge of my seat. You put on quite a show, even if it diverged a bit from my overall vision. I must thank you all for getting me so fired up. But now, I'm burning for more. Are you with me? Certo, come I no? want to see Shibuya go out in a blaze of glory. So I'm implementing a spicy new mode for this final week. Sudden death. Players will face off against Reapers in a battle for Oh, their finalmente, lives. contro i demoni. Come era una volta, Catch poi. me if you can, but don't expect me to go quietly. In fact, I just so happen to have prepared an extra special noise just for the occasion. Feel free to team up with your fellow players, but know that my plague noise won't be erased without a fight. If you take me down before the week's end, then that's it. You win and Shibuya is saved. Allora. It's a trial by fire. Are you ready? Ci sono tante domande che ho qui in questo momento. And with that, I bid you adieu. So it begins. La cosa incredibile è che fino adesso non ho detto una parola. Players versus Reapers, huh? Non è la novità. But the Ruinbringers is Reapers, ain't they? If we beat him once, we can beat him again, yo. Esatto. In fairness, we have trounced both Susukichi and Tsugumi. There may be hope for us yet. So where do Con we neanche start troppa then? difficoltà, Should we talk tesoro. to Kanon about teaming up? Yeah. Might as well. Seeing as she's the only person left to team up with. You know, after what happened to Moto yesterday. Look, I'm sorry for keeping everything from you. Should you even be with us right now? Probably not. You see, the boss, Shiba, made me a deal. If I looked into your powers and reported back, he'd let me rejoin the Reapers, no questions asked. So why didn't you? Because I didn't want to lose Shibuya. And... And? Eh? Because I didn't want to lose you. Any of you. Oh. There. It's all out in the open. No more secrets. And with everything that came to light yesterday, I've made a decision. Uccidere Shiba? I want to help. Let me help you save Shibuya. Do you really mean that? Croce sul I cuore. do. Fine. Then I'll be honest with you too. I know I told you to leave, but I didn't Ma non mean it. volevo. I want you to fight at our side. Anche perché è brava a combattere. I... Thanks. Dai, sti due si mettono insieme a Welcome fine to the team, gioco. Shoki. Tis quite reassuring to have gained such a powerful ally. I'ma let bygones be gone, but no more tricks, alright? Detto da no te poi tricks. che lo sei in prima linea. Now that we've assembled, how shall we proceed? We should probably look into that noise he was talking about. The plague noise. Don't you remember it from yesterday? Quelli that bianchi. Stuff spreads like a pandemic. If we want to stop it, we've got to act fast. Ain't had much luck stopping it so far. You got any inside info for us, kitty cat? Nope. Never gone up against noise like that. Anche perché Damn. erano come i tabù, anzi, forse sono peggio questi. Ay ay ay. Not exactly off to a great start, are we? Let's just find out as much as possible about that noise. Se ci fosse Anecoma. Good idea. Yeah, not like we've got other options. Se ci fosse un Anecoma di questo mondo. Wait, what about Swallow? This is bad. What if they were on the pure Non giocava nei pure got erased. And so did his entire team.
Does that mean Swallow's gone too? They're alive! Their account's still active. No response, but they got my messages. I guess that means they're one of the very abused? Non credo proprio. What about sudden death? You think it's actually sudden? Like, just poof, it's over? Poof! Doubt it, yo. Given the stakes, I imagine it being extremely excruciating. Note to self, avoid sudden death. Allora. Ho un po' di domande, effettivamente. Dov'è Neku? O, più precisamente, dov'è stato Neku da che è finito il gioco a questo ipotetico spazio-tempo? 2. Dov'è Joshua? Dov'è il capo supremo di questo posto? Perché nessuno fa rapporto a lui? Perché? Dove? Dov'è? A Nekoma, dove sono? Dove è finito Minamimoto ora? E soprattutto, che cazzo è successo al cielo? Wow, cosa sta succedendo al cielo? Temo sia un effetto della morte improvvisa. E non è solo il cielo, anche i palazzi sembrano strani. È inquietante, non riconosco più questo posto. Dobbiamo sistemare le cose, è in fretta. Non sappiamo cosa può succedere alla città se non lo fermiamo. Shiba lo pagherà caro, è roba allucinante, yo. Messaggio da parte di chi? Vediamo, sarà Swallow? No, è Canon. Avete affrontato qualcuno di questi rumori appestati? Che ha detto? Rumori appestati, non ancora. Ecco, cercate di non farlo. Sono tosti, forse anche troppo per voi. Ma insieme forse abbiamo la possibilità. Ci vediamo a Tokyo Plaza? Va bene, arriviamo. Fate attenzione, ci vediamo? Tokyo Plaza è un po' lontano. Meglio sbrigarci, non vorrei che succedesse qualcosa a Kanon nel frattempo. Quanto sono forti questi nuovi rumori appestati. Faremo bene a guardarci le spalle. Però l'effetto è strano. Allora, aspetta. Abbiamo detto Tipsy Topsy e il passaggio dell'autostrada. Quindi, prima andiamo al sottopassaggio. Mi chiedo solo se i simboli dei rumori siano diversi dai soliti. Tipo, qua c'è questo qua blu, qua c'è questo rosso. E se quelli appestati abbiano un colore differente. E tra l'altro, teletrasportiamoci per vedere se c'è qualcosa da queste parti. No, sembra che queste aree saranno probabilmente, a parer mio, aree di qualche tipo di missione, ma niente più niente meno. E la gente non pensa. E si chiama vittima della sindrome. Tu hai qualcosa di nuovo? No, perché sei la missione di oggi. Ehi, appena in tempo. Siamo amici, giusto? Gli amici dovrebbero essere sempre disponibili se serve un favore. Ah, siamo amici. Yo, siamo qui solo per comprare due cose, non stiamo cercando lavoro. Ehi, dai, mi serve il vostro aiuto. Che succede? Qualcuno sta indagando sul mio negozio e sta scritto ogni genere di cose su internet. Chiunque sia deve essere qui nei paraggi, potresti trovarlo per me. Forse, cos'è che ha scritto? Secondo la leggenda metropolitana, il negozio del sottopassaggio vende un certo fiore o qualcosa del genere. Giuro che se facessi un peto direi che c'è stata un'esplosione. E adesso questo posto è pieno di gente che viene qui solo per curiosare. Leggende metropolitane, Shibuya, autostrada. Questo qui parla di un fiore coltivato a Shibuya, il fiore maniacale a quanto pare. Quali fantastici fenomeni ci attendono oggi in questo negozio oscuro? Cosa? Non li ho mica creati io quegli affari. Comunque, trovate chi scrive quella robaccia così potrò aprire il negozio. Datevi una mossa. Cavoli. Seriously, yo? Penso che siamo tipo i suoi fattorini. Nobile Rindo, dopo un attento esame credo che l'identità del colpevole sia chiara. Osservate, è Machastri. Oh, hai ragione. Il tizio della missione. Già, mi sa che ci tocca trovarlo adesso. Speriamo che sia più facile da trovare delle cose che scrive. Potremmo iniziare scansionando e vedendo chi reagisce alle voci del negozio di Ryoji. Già, vediamo chi possiamo risvegliare i ricordi. Lascia fare a me, ci pensa il vecchio Fred, leggende metropolitane al negozio di Ryoji. Vai, fai ricordare a tutti di sto negozio pidocchioso. Ecco qua. Fred. Va bene tutto, però
Vediamo chi si ricorda di che cosa. Ho sentito dire che qui si possono acquistare dei fiori maledetti, ma forse l'offerta è durata solo un giorno, che sfortuna. Tutto qua. Eccone un'altra. Ma non è lui, ma Chastri? Ultimamente tutti parlano del fiore maniacale. Ne avevo scritto molto tempo fa, ma solo adesso è un trend. C'è qualcosa sotto. C'è Ryoji dietro le stranezze di quei fiori. Agghiacciante. Ha il potere di rendere le leggende reali. Devo subito scrivere un pezzo. Ah, infatti è lui. Wow, ragazzi, l'abbiamo trovato. Eccolo, deve essere lui, sicuramente. Perfetto, andiamo a dirlo a Ryoji e lasciamo che ci pensi lui. Smetti di scrivere il mio cazzo di negozio. Ehi, ehi, tu, vieni subito qui, muoviti. Non farmi del male. Ecco, prendi il mio portafoglio. Calmati, amico, non ti stiamo rapinando. Finalmente ti ho trovato, e ora... ti prego, non farmi del male. Non mi piace come si sta mettendo. Vorrei non essere mai nato quando approfitto con te. Vieni qui, veloce. Sì, signore. Che ne dici fare squadra io e te? Come, scusa? Cosa? Ma che cacchio... La tua leggenda metropolitana ha portato qui più gente di qualsiasi altra cosa io abbia mai provato. Le vendite sono cresciute tantissimo grazie a te. Tu continui a scrivere storie strampalate sul negozio, mentre io vado avanti a incassare. E quando dico io intendo noi, capisci cosa intendo? Cacchio, hai convinto persino me. Non comprometterò il buon nome delle leggende metropolitane in quel modo. Che ne dici? Ascolta, se lavori con me chiuderò un occhio sul fatto che tu non ti sei fatto gli affari tuoi. Allora, che dici, ci stai? O la dobbiamo risolvere con le cattive? No, 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 ci sto. Bravo, così mi piaci. Bene, allora mettiamoci al lavoro. Raccontami delle migliori leggende metropolitane. Per ognuna di loro mi inventerò qualcosa da vendere. Va bene. È scappato. Quasi mi dispiace per quel poveraccio. Mi avete dato un bebè... Mi avete dato una bella mano, ragazzi. Ecco, prendete. È solo un pensierino per ringraziarvi. Se vi serve qualcosa, il negozio tornerà ad aprire come sempre. Ok, materia ombrosa. Questo non è male. Bravo Ryoji e Macha Street. Dove... Oh, li hanno spostati. Hanno spostato sti due. E quindi ora chi ci va qua sotto? Qualcun altro, sicuramente. Però manca il collegamento. E di sicuro non è lui il collegamento fra Suzukichi e questo qua. Lo sapevo che c'era un groove fra Nagi e Shoka. Dai, dammelo. Tutto ciò che ci aumenta la percentuale va più che bene. Poi che magari appunto non lo facciamo con loro o con gli altri è tutta casualità. Vendi qualcosa di nuovo oppure ti devo prendere a pugni? No, ovviamente no. Fai schifo come al solito, Ryoji. Oh, ma guarda un po'. Rumore maiale. E ci dobbiamo teletrasportare. E che palle. Dicevamo, saliamo di sopra. Eccoci qua. E rumore maialino. Vedi? L'avevo detto io che queste zone rialzate servivano per qualche missione. O nascondere i maiali. Allora. Dov'è l'altro rosso? Fatto? Perfetto. Non ho capito di Elestra, mi aspetta. Purtroppo non so quando ci tornerai a giocare, mia cara amica. Materia ombrosa. Perfetto. Sono sicuro che a livello massimo di difficoltà questi nemici di queste zone, intendo, droppino poi successivamente la materia oscura. Mi viene il dubbio. Oh, vabbè, io tanto volevo andare dal tizio della carne. Aspetta, che c'è? Quello è il compagno di squadra di Kanon, Maito, giusto? Sembra che sia da solo. Pensi che posso sapere qualcosa su questo nuovo rumore? C'è solo un modo per saperlo, chiediamoglielo. Comunque io volevo chiedere alla nostra sciocchina se la carne le piace. Questa le piace. Qual è il tuo problema? Ehi, Maito, giusto? Ma guarda un po' i Witcher Cheater. Di un po', hai scoperto qualcosa su quei nuovi rumori? Anche se fosse, perché dovrei dirlo a voi zoticoni? Eh dai, adesso siamo nella stessa squadra. Davvero? Perché sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Ehi, vuoi dire che Kanon non ha detto niente? Purtroppo, è tutto il giorno che la cerco di contattarla. Sto cercando di raggiungere i miei compagni di squadra, ma non riesco a rintracciarli. Secondo voi non mi hanno buttato fuori dalla squadra, vero? No, perché sennò saresti eliminato. Esatto. Kanon non fa queste cose.
Vero? Stranissimo, fino a ieri non ho avuto problemi a sentire nessuno. E allora perché diavolo è successo? Non riesco a ricordare. In quel caso, in realtà, forse posso darti una mano. Non scherzarci sopra, ma fai sul serio. Certo, dammi solo un minuto. Devo concentrarmi su Canon. Fosse difficile per te. Voglio dire, Fred. Oi, rumore. Tanto dovrò combattere di sicuro. Ecco. Dio mio, Fred, l'hai fatto pure le tette a punta. Fred. Dai, ma che cacchio. Oh mio Dio, adesso ricordo. Dai, allora cos'è successo? Ho bloccato tutti i messaggi in entrata e in uscita. Aspetta, cosa? Ma perché? Sumi non mi lasciava un attimo in pace. Ieri sono arrivato al limite, quindi ho attivato la modalità aereo. E a quanto pare non l'ho disattivata. Perché sono un coglione. Sumio era uno dei più rart. Ah, allora mi hanno scritto dopo tutto. Bello sapere che sono ancora apprezzato. Oh, e grazie per l'aiuto, ci si vede. Wow, questo è scemo. E uno è sistemato, andiamo? Sì, andiamo. Oh, non ho visto, aspetta, cos'era? Ok, come immaginavo, è un oggetto craft di Barione. Però mi sembra che stiamo andando benino, dai. Cioè... abbiamo delle zone ancora macchie mancanti ed effettivamente sono tante. Però mi sembra che tutte le spille disponibili fino ad ora le abbiamo sempre prese. E cosa importante, e spero sia così, che mi sembra che il completismo delle spille comprenda anche le spille che non hai maxato. Mentre invece per il gioco precedente dovevi anche maxarle tutte ed era... una follia quella. In ogni caso, per quanto questa spilla io la stia adorando, mi va tutto in conflitto con la mia attuale build di spada. Potrei provare a cambiare il mio stile di gioco facendo solo a fondo. Però non va bene con questa poi, perché va in conflitto il fatto che se faccio questa non posso utilizzare questa. Potrei lasciarla da parte e utilizzarla quando non stiamo usando questa o gli altri. Insomma, dovrei utilizzarla da sola. Vabbè, proviamoci. Prossima destinazione, Udagawa. Sarebbe stato bello se effettivamente avessero inserito qualche dialogo con Beat da queste parti. E sai cosa? Io ho degli sticker ancora, dei graffiti da mettere. Oh, ti dirò che mi sta piacendo. Mi sta piacendo come sta uscendo sto muro. E il grado dello psico è giocatore maestro. Eccolo qua. Nuovo appena messo. Ho appena scoperto che una delle spille nuove che abbiamo ottenuto è una nuova spada ed è di luce. E non si evolve. Più che altro stavo controllando le spille perché stavo già pensando di sostituire quella lì a Rindo. Anche lui con questo affondo. Chi è che ha bisogno di una mano qui a Udagawa però? Ah, trovato! Ehi, quello lavora da Giupi, vero? Sì, me lo ricordo. Sembra tipo posseduto. Già. Dai, muoviamo le chiappe, io aiutiamo questo fratello. Invero, non possiamo ignorare che ha bisogno di aiuto. Per me va bene, mi piace aiutare gli altri. Shuka però non dice nulla in queste questioni. Allora, sono felicissimo di aver Jupiter of Monkey per carità, ma vorrei che mi facessero uscire dal magazzino ogni tanto. Il vero ostacolo è quel che Ichi Okada. Insomma, vuole un lavoro, cioè vuole più responsabilità, insomma. Vorrebbe avere il lavoro di banco e non quello di magazziniere. Effettivamente è un pensiero condividibile. Non sempre il lavoro di magazziniere è facile. Abbiamo delle rane incazzate e lo squalo. Squalo che... bella la spada di luce. La spada di luce approvata. Perfetto. Siamo andati bene, mi sembra, no? Tanto abbiamo anche il beat caricato ora. Che direi di usare subito. Cos'è? Un zun zun zun. Cancellazione benefica, vabbè. Usiamolo subito. Ma quanto tempo ci vuole per caricarlo? Spamma, 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 spamma. Perfetto, 1300 di punti vita riguadagnati. Oh,
Però tanto, ecco, esatto, il counter è tornato a zero. Dobbiamo uccidere subito i fish qua. Via da lì! Bravissima Nagi. Ecco fatto. Ottimo. Siamo rimasti anche a loro e abbiamo riguadagnato tutta la vita che abbiamo perso, mi sembra. E ce n'è ancora uno. Ok, or sono incazzatissimi. Uff, tanto tra poco abbiamo il groove al 300%. Vai. Usiamolo subito. Perfetto. È andata bene, giusto? Siamo rimasti a loro. E cosa abbiamo guadagnato? Niente spille nuove, però almeno abbiamo preso 6 punti. Il che schifo non ci fa. Bravi. Bravi, bravi, bravi. Beh, mi hanno assunto da poco, non posso pretendere troppo. Forse però dovrei lasciare il rap a Keiichi e seguire la mia vera vocazione, il beatbox. Hi. Come nuovo? Speriamo che possa tornare presto al lavoro. Speriamo anche che non lasci il suo lavoro. Beh, direi che non c'è altro da fare, nobile Rindo. No, giusto, andiamo. Già, e con questo abbiamo conquistato tutte le missioni secondarie di oggi. Oltre a lui... Io ti voglio bene. Io ti voglio bene, fratem. Fratem, grazie, fratem. Porca tro... Chi se lo aspettava che un personaggio così secondario sbloccasse un'altra spilla super? Oh, Cristiano santo mio, doni. Il buco nero, potrebbe non essere un'attiva scelta. Ci vogliono solo 9 secondi per ricaricarla e ci si può evolvere, quindi. Vai di buco nero, sorella. Proviamo a vedere come va la combinazione. Forse con il buco nero possiamo riutilizzare la combo beat Nagi assieme, perché in teoria, anche se lo spingiamo via con l'attacco di Nagi, in teoria, ripeto, con il buco nero dovremmo aspirarli, quindi tornerebbero sempre in quella direzione. Controlliamo. Eccone uno. Ragazzi, mi sa che c'è un problema. È rumore appestato. Era ora che si facesse vivo. Speravo di evitare una battaglia tanto pericolosa, contando che non sappiamo come combatterli. Beh, ci toccherà andare avanti a tentativi. Ok. Scopriamolo subito allora. Dite che gli facciamo pochissimo danno o dite che non gli facciamo proprio danno? Secondo me la seconda. Perché sono effimeri. Eh già. Vi dovreste proprio muovere da lì, sai? Bello il buco nero, però. Il buco nero non male. E infatti avevo ragione, comunque. Non funziona niente. E adesso cosa facciamo? Colpiamoli finché non si rialzano più. Se funzionasse, li avremmo già fatti fuori. Hai un'idea migliore? Scappare. Scappare dove? Non lo so, via, lontano. Fretta ragione. Concordo, dovremmo ritirarci e riorganizzarci. Risparmiamo le energie per quando avremo una strategia. Ritirata! Ehi, dove andate? Vabbè, e intanto muoviamoci e andiamo a cercare Cannon. Eccoci a Gatto Street. E c'è il rumore maiale, ma dove? Ecco qua dove si sale. E siamo sul tetto a prenderci il rumore maiale. Sì che sta abilità di andare sui tetti.
credo che serva veramente a poco se non a trovare solo i rumori maiali e forse niente più in altre missioni. È quello normale, vero? Che bello che il buco nero tiene tutti fermi. Posso riusare la mia combo finalmente. Il buco nero è utile. Fantastico. Ed eccoci a Tokyo Plaza. Allora, Canon, come va? Fino a quando non riusciremo a capire come cancellare quel rumore, temo che dovremo indietreggiare. Ehi, Canon! Oh, ciao, Twisters. Bello vedere che siete sopravvissuti alla morte improvvisa finora. Dite un po', non è che ne sapete qualcosa di questo nuovo rumore, per caso? Purtroppo no. Swallo è con lei? Si nasconde nei vari Beauties. Nessuna risposta. Non ha nemmeno letto i messaggi. È un bel problema. E quegli affari continuano a moltiplicarsi. Un inizio settimana piuttosto infausto. E temo che non potrà fare altro che peggiorare. Hey. Pensateci, quello Shiba è un vero e proprio sadico. Non lascerà che questo gioco finisca prima del previsto. Prolungherà la nostra sofferenza il più possibile. Sì, probabilmente è così. È il tipo che farebbe questo genere di cose. Ma questo significa anche che deve esserci un modo per sopravvivere fino alla fine. Io e varie Beauties cercheremo di scoprirlo oggi. Per ora cercate di stare al sicuro e lasciare il lavoro pesante agli adulti. No, vogliamo dare una mano. Indagheremo insieme a voi. Va bene, se proprio insisti. Facci strada, comandante Canon. Ti seguiremo fino in capo al mondo. Tutte promesse. Ehi, dico sul serio. Fred, sei davvero un ragazzo dolce e dici sempre le cose più belle e incoraggianti, ma sono anche troppo carine, così carine che quasi sembrano insincere. Aspetta, sul serio? Sembra che tu non creda in niente di quello che dici. Accidenti, perché non mi strappi il cuore dal petto già che ci sei? Oh no, mi sa che devo migliorare il mio modo di esprimermi. Cerca solo di essere sincero, non con gli altri, ma con te stesso. Una volta che ci sarai riuscito, il resto verrà da sé. Vedrò cosa posso fare. Bene, ci serve un piano, ok? Qualche idea? Brainstorming! Potremmo continuare ad attaccarli direttamente, ma non sarà efficace finché non sapremo cosa li motiva. Conosci il tuo nemico, recita il detto. Esattamente, e noi non sappiamo quasi niente. Potremmo osservarli. Beh, finché non ci notano può essere un'idea. In realtà potresti averci visto giusto. Forse un po' di monitoraggio è quello che ci serve. What? A che genere di monitoraggio pensi? Al genere tradizionale, ovviamente. Che vuol dire? Giriamo per strada, cerchiamo indizi da qualche parte. Oh, non fare così. Non siamo messi così male. Sicuramente prima o poi troveremo qualcosa. Oh mamma, non vedo l'ora di iniziare. Fred, sì? Cosa ti ho detto sulla sincerità? Sinceramente, sto prendendo tutto sul serio. Tu non prendi niente sul serio, Fred. Cos'è che ti fa così paura? Niente. Oggi è davvero inarrestabile. Hai ragione. Dovresti provare a dire cosa pensi davvero ogni tanto. Non tutti vorranno ascoltare quello che hai da dire, ma qualcuno sì, io voglio saperlo. Perché se mi dicessi la metà di quello che pensi davvero, potrei anche andare in estasi. È questo quello che pensi davvero? Certo, lo sai che sono sempre sincera. Non ti credo. Fa come vuoi, in ogni caso, vediamo cosa possiamo scoprire con i vari Beauties sulla strada di Udagawa. Anche noi ci guarderemo intorno, andiamo a... Che ne dici dell'incrocio pedonale? Come dice Fred, ottimo piano, fate attenzione Twisters e non attaccate il rumore finché non sapremo come fare. Ricevuto, buona fortuna, bye bye. Torniamo all'incrocio pedonale. Perfetto, il buco nero si evolve in... da una rana a un grillo, baffuto tra l'altro. Va bene, abbiamo ottenuto questa spilla nuova che è un raggio congelante triplo. Raggio congelante. Wow, qualcosa non va. Era solo un riflesso. Già, Tokyo Plaza è forte. Sembra quasi una casa degli specchi. Sei lì che cammini e poi bam, sei lì da tutte le parti. Sì, mi ha fatto paura per un secondo. Sei proprio un fifone a volte. È chiaro che gli specchi gli verrà qualche idea per sconfiggere il rumore. Sicuro, sicuro. Ma come li utilizzi degli specchi per combatterli? Una rana, eccola qua. Eccone uno. Ben fatto. Allora, che cosa hanno di speciale questi rumori? A parte l'aspetto un po' strano, voglio dire.
Difficile dirlo. Sembra che compaiano ovunque e si comportino sempre allo stesso modo. Deve esserci qualcosa. Yo, vieni verso di noi! Come fa a sapere che siamo qui? Cosa importa? Scappa! Crackety, crackety, crack. E loro... pensavo che fossimo spacciati. Come faremo a sconfiggere quei cosi? È quello che stiamo cercando di scoprire, ma non sappiamo neanche come scoprirlo. Tanto tra poco lo scopriremo, quindi. Ecco qua un variabello. Ehi là, Twisters. Ehi là. Avete scoperto qualcosa? Niente e niente. Non va bene, vedete di darvi una mossa. Ci stiamo provando. Beh, noi abbiamo scoperto solo che le persone del PR possono vedere questi rumori nuovi. Cosa? Del PR. Non promette niente di buono. Però non tutti, solo chi ha una sorta di sesto senso. Interessante. A proposito di poteri speciali, avete provato a usare i vostri? Uno di voi può far tornare i ricordi, mi sembra, giusto? Sì, sono io. Fai un tentativo, no? Potresti scoprire qualcosa di nuovo. Vale la pena provarci. Potremmo rinfrescare la memoria alla gente. Se uno di loro si è imbattuto in questi nuovi rumori appestati, potremmo essere in grado di estrarre delle informazioni. È il piano migliore fino ad ora. Allora, d'accordo, lascia fare a me. Ad ogni modo, se volete parlare con qualcuno dei miei compagni di squadra, li trovate allo East o Shibuya Karie. Forse possono aiutarvi. Ok. Allora, prima di tutto, facciamo ricordare alla gente di questi rumori fatti di vetro. Ecco fatto. Ma che le ranocchie. No dai, ti prego. Qualcuno ricorda qualcosa? Sì, una persona ricorda. Vedo una cosa strana qui all'incrocio pedonale. Sembra tipo un mostro traslucido. Cos'è? Stanno girando un film? Oppure le visioni? Ieri, in tempo di Shibuya equivale a secoli fa. E dubito che chiunque l'abbia visto sia ancora in giro. Let's look it up. Deve esserci un modo per... Cosa stai pensando, Tamarindo? C'è uno streaming del vivo dell'incrocio, giusto? Ora che mi ci fai pensare, penso proprio di sì. Non so chi si metterebbe a guardare un incrocio. Cercherò di trovarlo. Vediamo, incrocio di Shibuya, live streaming. Ci siamo, ho trovato dei video. Deve esserci qualcosa. Sono scemo. Io pensavo che era illuminato dalla luce divina, invece è il semaforo. Oddio. Scusami, eccolo. Trovato, proprio qui, rumore appestato. Caspiterina, hai ragione. È comparso così dal nulla, proprio vicino alla libreria. Chissà perché prima era visibile. Quel posto sarà mica speciale. Andiamo a scoprirlo. Allora, andiamo alla libreria. Eccoci qua. Qualsiasi cosa stiamo cercando deve essere vicina. A me sembra normale, io. A parte quella roba strana nel cielo. Che cosa facciamo? Beh, potremmo stare qui a girarci i pollici tutto il giorno. Oppure possiamo scansionare e trovare dei ricordi utili. Sì, questo è vero. Quindi... Ok, sappiamo che uno di questi rumori è comparso vicino alla libreria. E sembra che sia spuntato dal nulla. O i rumori adesso si materializzano. Oppure c'è qualcos'altro che li rende visibili. Non possiamo trarre conclusioni ora. Ma è un buon inizio perlomeno. Beh, abbiamo scoperto una cosina. È utile, ma non abbastanza. Continuiamo a cercare, gente. Quindi non dobbiamo scansionare, no? Allora, variabello, hai qualche informazione per me? Ehi. Ma guarda un po', i Witch e Twisters. Ho sentito dire che oggi lavoreremo insieme. Lo sa il cielo quanto ci serve. Già, allora, avete visto qualcosa di strano? Io no, ma qualcuno fuori da Shibuya Karie sì. Un abitante del PR ha visto qualcosa. Beh, che cos'era? Non lo so, era fuori di testa. Non ci ha detto niente di utile. Che problema aveva? Non ne ho idea, forse era solo spaventato. Sì. Vogliamo invadere e controllare noi stessi? Se per te va bene. Questa non ha importanza, è mio dovere risolvere questo mistero. È quello che farebbe il nobile Tomonami. Eh già, dov'è il nobile Tomonami? Sei tu quella persona che aveva problemi? Che cos'era quella cosa? E perché nessun altro l'ha vista? Sto perdendo il lume della ragione. Cos'è reale? Io sono reale. Sembra che sia sotto l'influenza di quel rumore, benché non sia della varietà aspettata. Oh, è solo un rumore normale. Diavolo, possiamo occuparcene. Yo, sei pronta, Spilletta? Credo di sì. Benché il suo stato confusionale possa essere un problema. Dobbiamo comunque aiutarlo, se possiamo. Molto bene, e sia. Con permesso. Ci sono queste cose che solo io posso vedere. Chissà se loro mi vedono. Chissà se mi trovo davvero qui. Più che altro,
Il livello consigliato fino ad ora è 36 e noi siamo al livello 62, 57 perché l'ho abbassato. Non capisco se sono over level in questo momento o sono bene o male come il gioco vorrebbe che io sia. 5 minuti e 10? Quanto è lunga sta battaglia, scusami? Perfetto, bloccalo nel tempo. Ah, ci ho sperato. Ed eccolo andato. Benché stia per esplodere. Via da lì voi. Con la spada di luce e i colpi di luce recuperiamo molta vita, devo essere sincero, il che non è male. Io sono reale. Ah, Dio mio. Andiamo subito sullo squalo, stavo per dire, ma vabbè. Di qua. Colpito? Cavolo. Mannaggia. Perfetto. Ecco qua. Sti corvacci però hanno un sacco di vita. Mi hanno fatto perdere una marea di tempo. Sti corvi. Tant'è che adesso a questo giro utilizzeremo il cerchio. Utilizzeremo il cerchio per farli fuori subito, qualsiasi nemico sia. Sì, dai, ne vale la pena. Dai, sfondalo subito. Morto? Ora lo è. E siamo anche saliti di livello. Abbiamo preso l'oro? Ovviamente abbiamo preso l'oro. Beh. Qualche nuova spilla? Ovviamente no. Dobbiamo giocarcela in facile ogni tanto. Dobbiamo giocarcela in facile perché i nemici delle ultime settimane a livello facile hanno sempre delle spille buone. Ci sono, tutto è iniziato quando ho acceso quella luce anti-zanzare. È stato allora che è comparso il primo mostro. Ma che razza di luce è? A ultravioletti? Questa cosa blu è una specie di repellente per gli insetti. Una luce nera, se non mi sbaglio. Che cosa ha a che fare con i rumori nuovi, io? Difficile a dirlo per ora. Dovremmo cercare più informazioni prima di trarre delle conclusioni. Già, non abbiamo tempo per seguire una pista sbagliata. Giusto. Abbiamo un'altra informazione. Anzi, due in realtà. È abbastanza. Bene così. Non ancora. Sento che non abbiamo ancora un quadro generale. Pertanto la nostra indagine prosegue. Spero porti a una conclusione illuminante. E che palle. Stavo andando a ricercare un rumore io. Rumore in arrivo. Scappiamo allora. Pare a me o ce ne sono più di prima. Forse. Ad ogni modo, meglio lasciarli stare. Non penso che abbiamo scelta. Preparatevi a combattere. Dannazione. Potrei scappare. O semplicemente dobbiamo sopravvivere all'ondata. Ovviamente. Ma guarda un po'. Stare con loro ci mangia via il groove. Aspetta, nel momento in cui arriva a zero il groove loro scompaiono? O è solo un caso?
Perché diavolo non muoiono? Non smettono di moltiplicarsi. Non abbiamo speranze di sconfiggerli. Non senza aver trovato un punto debole. Che è la luce blu, forse? Speriamo. Ecco un altro variabello. Ecco, sono spacciato. Perdonami, regina Canon. Canon? Da dove salta fuori? Guardate laggiù. I rumori lo hanno circondato. Dobbiamo aiutarlo, cosa facciamo? Attaccarli non serve a niente. Però possiamo aiutare il nostro amico a scappare. Già, prendi questo, rumore. Ce la farà a sopravvivere il nostro amico? Secondo me sì. Vabbè, tanto basta aspettare che il groove finisca, giusto? No, è infatti stato... Eh no, avevo ragione. Ogni volta che finisce il groove, loro scompaiono. È riuscito a scappare. Vi è speranza. Dovrebbe stare bene, a patto che nessun altro rumore lo abbia preso. Per fortuna è finita. Però così non abbiamo speranze. Non so chi parla, quindi forse Caramella, forse Ozuki. Il rumore, pensate, vi danno problemi? Non ne hai idea. Ah, e chi è? Esatto, e chi sei tu? Oh, è Ishima. Lo conosci? Sì, è un demone. Cosa? Forse ci siamo già incontrati qualche volta, ma credo che questo sia il nostro primo incontro. Greetings. Il mio nome è Ishima Sakazuki. Vengo da Shinjuku. Ishima! Hey, punk! Sei uno di quelli, eh? La tua ostilità è sgradita, ma è comprensibile. Sono qui per darvi un avvertimento riguardo al leader dei demoni. Il tuo leader, Shiba. Oh, potrebbe interessarvi sapere che non è soddisfatto di voi. Se andrà come vuole lui, sarete cancellati entro fine giornata. Quindi vi conviene trovare un modo per sconfiggere il suo rumore, oppure darvela a gambe. Ecco, non è una bella prospettiva. Provate a cambiare l'illuminazione. I rumori appestati reagiscono a un certo tipo di luce. Saranno più facili da gestire sotto la sua influenza. Che genere di luce? Questo dovrebbe essere a voi scoprirlo. Non vorrei togliere il divertimento al gioco, dopo tutto. Ci siamo divertiti abbastanza, grazie. Tu come fai a saperlo? Ho dovuto occuparmi di questo rumore a Shinjuku. Cosa vorresti dire? Ho detto abbastanza. Se continuassi il gioco non sarebbe equilibrato. Va bene, sai, mi sbagliavo su di te. Credevo che fossi sempre in giro a battere la fiacca. Prendo sul serio il mio lavoro, nonostante le apparenze. Nonostante un corno, hai serio praticamente scritto in faccia. Quindi non puoi dirci altro su questa luce? No, dovrete essere voi a trovarla e usarla in modo efficace. Non ho più niente da fare qui. Bello, il design di questo mi è piaciuto. Molto, molto, molto bello. Esce di scena. Se non altro ci ha dato un grande indizio. Ma ancora non sappiamo di che tipo di luce stesse parlando. Nagi ha detto la luce nera. Il tizio lì ha detto la luce delle zanzare. Il che ci riporta ad andare in giro finché non sentiamo qualcosa. Sì, raccogliamo tutte le informazioni che possiamo. Il social è stato aggiornato. Penso che ora sappiamo abbastanza. Già, dovremmo parlare con Canon. Dobbiamo trovare un nuovo piano d'azione. Buona idea, facciamolo. Mando un messaggio. Ehi, abbiamo delle info. Vorrei creare una Vuoi creare una strategia? Perfetto, con piacere. Siamo all'incrocio pedonale, se sei qui vicino. Arriviamo. Ci aspetta l'incrocio pedonale. Non c'è tempo da perdere. Andiamo. Perché ho il brutto presentimento che in meno di metà settimana questa ci crepa? Rindy, Twisters, avete fatto in fretta. Non volevamo certo farti aspettare. Ah, ma che carino. Bene, ricapitoliamo quello che mi avete detto finora. Ci serve una specie di luce, il rumore sembra comparire dal nulla e qualcosa riguardo di un antizanzare. È tutto qua? Sì. Quindi se mettiamo insieme le cose... Il collare di Hachiko, così a caso. Quindi la luce della libreria. Right. La luce dell'entrata del negozio aveva qualcosa di strano. La luce? Che cosa aveva? Uno spray insetticida, certo. Era una luce speciale. Oh, già, aveva un antizanzare come una luce bluastra. Sembrerebbe una luce nera. Lo penso anche io. Dobbiamo riuscire a recuperarne una. Dovrebbero venderle al Tokyo Ends.
Probabile, lì vendono di tutto. Bene, andiamo a dare un'occhiata. E quando troviamo la luce nera, possiamo testarla sul rumore. Vediamo se davvero è il punto debole che stiamo cercando. Al Tokyo Ends, allora. Allora, vediamo se il Tokyo Ends ci vende qualcosa di utile a questo giro. Ne dubito altamente. Cioè, l'oggetto missione sicuro c'è. Allora, se fossi una luce nera, dove saresti? Vicino alle cose per gli insetti. Non dovrebbe essere insieme alle altre lampadine. O forse ne hanno di tipologie diverse in posti diversi. Non importa, finché troviamo una luce nera va bene tutto. Sarà. Sì, certo, però se trovi una lampadina così come la carichi. È un faretto quello, però. Pensi che questa funzionerà? Non vedo perché no. Tanto vale comprarla e controllare. 980 yen solo? Alexa, quanti euro sono 980 yen? 6 euro e 80 centesimi circa, ok. Anzi, per un faretto mi sembra anche poco. Yes. Solo questa, grazie. Abbiamo la luce nera. Allora siamo pronti a combattere contro il rumore. Sempre supponendo che Shima avesse ragione, ma penso che sia così. Insomma, l'abbiamo visto noi stessi che ha funzionato con la luce della libreria. Sì, credo che siamo pronti. E nient'altro, solo questo? Bene, siamo pronti ed armati di luce nera. Pensi che funzionerà? In teoria, sì, in pratica chi lo sa. Allora accendiamo questa geggia e scopriamolo. Vorrei davvero poter fare prima un test, per assicurarci che effettivamente funzioni. Già, anche io. Se ci fossero altri rumori in giro potremmo, ma non ce ne sono, quindi non si può. Che sfortuna. Proviamola subito in azione allora. Le persone possedute dal rumore non possono permettersi di aspettare che troviamo una cavia. In che senso? Right. Il rumore assorbe l'anima delle persone e le rende dei gusci vuoti. È il riverbero, quindi in pratica restano senza anima. Sì, per questo dobbiamo sbrigarci. È quello che è successo a Shinjuku? Già, nessuno è riuscito a fermarlo. Ho visto l'effetto che ha sulle persone del PR e io non posso lasciare che accada di nuovo. Dobbiamo sbrigarci. Hai ragione, grazie. Beh, non c'è di che allora. Hey. Se avete bisogno di fare pratica, forse potrei esservi d'aiuto? Non sei qui anche tu per batterti con noi, vero? Dovrai iniziare a comportarti come un vero demone prima o poi. Senti chi parla. Ehi, testa rosa. Ehi, cosa? Volete davvero che Shibuya venga cancellata così? Pensavo che voleste proteggere questa città, yo. Di sicuro alcuni demoni lo vogliono, ma non io. Io sto solo seguendo gli ordini che ho ricevuto. Da chi? Dal Game Master, chiaramente. Sei diventata la sua tirapiedi adesso. Beh, che altra scelta avevo? Rilassati, bella. Tu fai solo il tuo lavoro. Lo sapevo che eri tu. Cariglia. Come butta? Ehi là. Non dirmi che anche tu sei qui per affrontarci. Prova a indovinare. Che ne dici, mascherina? Chi? Io? Sì. Penso che sei dalla nostra parte, giusto? Mi dispiace deluderti, amico, ma no. Mi stai prendendo in giro. Come fa a sorprenderti la cosa? Nel contesto di demoni contro giocatori, tecnicamente lui fa parte del primo gruppo. Come ha detto lei? A proposito di demoni, ho portato il rumore inventato dalla squadra di Shinjuku. Devo ammettere, è un po' un gusto acquisito. Anche se ho saputo che c'è un trucco per abbatterli più facilmente. Volete un assaggio? Date un bel morso. Pronto a testare la tua teoria, impavido leader? Sì, proviamoci. Vediamo se la luce nera funziona. Ora mi sembrano più visibili o sbaglio? Perfetto. Allora, punto numero uno. Sti stronzoni, se ti colpiscono, ti mangiano il groove. Oh, che stronzo, avevo il 300%, me l'ha mangiato all'ultimo. Perfetto. L'orso è morto? Aia, ma che stronzo. Ecco fatto.
Sono molto più resistenti dei rumori normali e fin là era già palese fin dall'inizio, però. Fiorisco per te. Chissà che spilla è. È un quadrato, forse una bomba. Aspetta, ha funzionato? Credo di sì. Volete un applauso? Beh, non è stata esattamente una vittoria sofferta. Decisamente. Anche se forse come prima incursione è meglio così. Ah, e io che pensavo di mettervi in difficoltà. Davvero, a me sembrava che ci stessi andando leggera con loro. Oh, battere la fiacca è una delle tue caratteristiche. Non ti sbagli. Ma mi sembra proprio che tu li stessi aiutando. Che cosa? Pensavo solo ad alta voce, se proprio vuoi saperlo. Comunque abbiamo finito qui per oggi, basta. E poi sono io quello che batte la fiacca. Ok, grazie. Riferirò per te. Ehi, ma da che parte stai io? Quella dei demoni. Nominalmente parlando, intendo. Capisci? Più o meno. In fondo, adoro queste strade. Quindi, qui senti la vita pulsare. Le idee della gente che si scontrano, cambiano. Mi piace stare fra il pubblico. Mi piace guardare le stelle, sai? Hey. Non si vedono le stelle con un cielo simile, scemo. Non credo intendesse letteralmente. Oh, una metafora! Aspetta, parla come mangi. Sei con noi o no? Beh, non è una cosa che posso decidere di testa mia. Ah, dammi solo una risposta chiara, yo! Mettiamola così. Non vogliamo creare problemi. Teniamo un basso profilo per un po', ok? Alleati, ma non ufficialmente. Ah, che sollievo. Quel rumore è bello tosto. L'infezione si sta già diffondendo nel PR. Sarà il caso di fare qualcosa prima che diventi una vera e propria pandemia. Beh, tu sei un demone, no? Il che significa che puoi interferire con il PR. Ah, credo di sì. Noi giocatori non possiamo fare nulla riguardo al PR. Non mentre siamo qui. Quindi perché non vedi tu di fare qualcosa? Usi parole grosse per essere così piccolina. Fidati, faccio quello che posso, ma che resti fra noi, ci si vede. Mi piace il nuovo stile che hanno dato a Cariglia comunque. Perché mi guardi in quel modo? Oh, niente. È bello averti dalla nostra parte. Elimina i rumori appestati. Subire un attacco da rumore fa diminuire il tuo groove. Grazie. Metti a segno una combo beat drop su uno di questi rumori per recuperare le perdite e migliorare il tuo groove ancora più del solito. Ah, ok. O la vola spacca, affonda la lancia contro il bersaglio e attacca rapidamente per respingere il nemico, poi scaglialo via. Sono altri rumori appestati? Con il singhio. Sì, certo. È un wallpaper questo. È un intero branco. Non c'è problema, abbiamo l'arma segreta, io. Non credo che una piccola luce nera possa aiutarci. A giudicare dalle nostre precedenti esperienze, non appena accendiamo la luce su uno di loro, un altro probabilmente si avvicinerà da dietro. Allora, come facciamo a combatterli? Torniamo al negozio e compriamo tutte le luci che ci sono. E come pensi di trasportarle esattamente? Ragazzi, per ora andiamocene da qui. Non possiamo farcela adesso. Quindi scappiamo? Ok, nessuna affinità? Beh, sai che ti dico? Passiamo da due spade a due lance ora. Ci stanno inseguendo di sicuro. Siamo riusciti a scappare anche se per poco. Ero certa che ci avrebbero seguito. Beh, anche fosse, cosa cambia? Voglio dire, non ce ne sono così tanti. Secondo me li massacriamo, io. Con qualche luce in più. Va bene, Tim, qualche idea? E se corressi in giro velocissimo mentre li colpiamo con la luce? Teniamolo come piano di riserva. Qualche buona idea? Forse potremmo riflettere la luce o diffonderla con una lente o qualcosa del genere? O tipo gli specchi che abbiamo visto poco fa? Quanti specchi che c'erano? Una lente? Ehi, boss, fammi vedere i tuoi occhiali. Assolutamente no. Con degli specchi. E se usassimo degli specchi? Degli specchi. E come? Riflettono e moltiplicano. Sì. Una strategia apprezzabile, ma richiederebbe un gran numero di specchi. Vero, dove li andiamo a trovare tutti quegli specchi? Porca troia, mi sembrava di essere Cuzco. Benvenuti a Cuzcotopia, la mia nuova residenza estiva, con scivolo acquatico. Possiamo condurre qui i rumori. Perché? Che cosa? Oh, gli specchi di Tokyo Plaza. Capisco, ci fornirebbero numerosi superfici riflettenti. Ciao. A me sta bene, mettiamoci al lavoro e facciamo in modo che i rumori ci seguano. Quindi facciamo. Seguiteci, seguiteci, parabarabappa. Ci stanno seguendo.
Seguiteci verso la vostra fine. Guardali ancora, eh. Si appropinquano. Vai tranquilla. Tanto, cioè, anche se stessi fermo qua, non c'è un'orda che mi sta seguendo. Cioè, è tutto lore. Almeno bene o male nel primo capitolo i rumori, quelli che si avvicinano verso di te, si avvicinavano veramente verso di te, ti volevano menare. Ed eccoci arrivati. Gli specchi, ce l'abbiamo fatta. Facciamo un po' di luce sulla situazione. Fate attenzione là fuori, ok? Non sappiamo cosa succede se quella roba vi entra dentro. Quella roba cosa? Faremo tutti un'escursione nella vostra mente per estrarre il rumore. Grazie, ma anche no. Sono d'accordo con te. Speriamo bene. E luce fu! Colpo di luce nera! Riusciamo a vederli, ha funzionato! Cos'è la versione di questo gioco della battaglia contro i mille Heartless? Ma è una rana gigante! Allora, Madonna, doppia lancia perforante. I Scoot. Madonna mia, che colpo terribile che mi ha fatto, però è la fine per voi. Uccidiamo prima gli scartini, perché così magari mi droppano qualche bella spilletta. E poi ci occupiamo del boss. Perfetto. Madonna. Doppia lancia. Is grande combo. Doppia lancia e gli Scoot. Forse anche meglio di doppia spada. Rumori cancellati. Ma poi l'orda gigante, poi due stronzetti erano. Wow. Acchiappa l'onda. Did we win? Credo di sure sì. Hell looks like it. We put that noise on mute, yo. Nice work, Rindy. Beh, non è che fossero chissà quanti, eh. Looks like things worked out for both of us. We may stand a chance after all. I'm still a bit worried though. What about all those poor infected folks back home in the RG? The noise are up and leaving them for dead. They're leaving? Yep, with nothing but human husks in their wake. Before we know it, all of Shibuya will be consumed. The reverb. That soul-sucking thing? Yeah, no clue what happened after everyone got infected. But now that Shinjuku's gone, we'll probably never know. So everyone in the RG must have been erased with the city. That's a depressing thought. It's not exactly a happy topic. No, per nulla. You're gonna make sure that doesn't happen to Shibuya, right, fearless leader? Beh, c'è comunque da dire che come incipit ci sta, ma l'incipit di salvare Shibuya nel primo capitolo era molto migliore perché stavano controllando tutti per un bene superiore. Catch me if you can. Let's do it. I got you. Strike while the ball's in our court, right? Meniamo. Something like that. You are a wellspring of both inspiration and positivity. Wow. All right, I'm ready. What have you got for me, Fret? I'm really glad we finally get to work together. How about that? Pretty convincing, right? No, per nulla. Sounded a lot more convincing before you asked. But good effort. Duh. Oh man, that didn't go so hot. Me and my big mouth. Try keeping it shut. Prova a starti zitto. Guess this is our last shot. Ah, come on. I told you to chill out, yo. I mean, it ain't the first time we saved Shibuya, right? Esatto. I just gotta step up and do my thing. Seriously? Why do you keep asking me over and over?
already told you. My mind's made up. Parla con la tipa con l'iguana. Can nearly recite this chapter by heart. I've replayed it so many times. I may soon be devoured by my desire to find out what happens next. Stanley non gliene frega un cazzo. I must remain strong and persevere. This too shall pass. Forse. I hope I didn't upset her. Maybe I should text her an apology? Sometimes I think she knows me better than I do. She said I've got to be more genuine. But come on, nobody likes genuine. A tutti? Still no word from Swallow. I hope they're okay. At least I know they haven't been erased. Yet. Fingers crossed they stay safe. Oh no, ho fatto cadere il telefono. Tre punti amicizia. Puoi raccontarti tutte le bugie che vuoi riguardo a Ashoka, ma mentire a me non sarà tollerato, è chiaro? Sappiamo entrambi che non ha nessuna intenzione di tornare. Di certo non dopo essere stata umiliata davanti a tutti. È solo ingenua. Quella poveretta sta lasciando che le sue emo... Ayano, se davvero credi che si possa ancora salvare, dimostramelo. Dalle un ultimatum. Obbligala a scegliere, tu o loro. Chapter closed. Sudden death. Chapter closed.